Due colpi di fucile in rapida successione. Il primo, a palla singola, ha bucato il parabrezza dell'auto e si è conficcato nel portellone posteriore della Peugeot 3008. Il secondo, a pallettoni, è stato esploso nel momento in cui la macchina superava il killer, colpendo la dottoressa al volto e alla gola. Francesca Romeo, dottoressa presso la Guardia Medica di Santa Cristina d'Aspromonte, Reggio Calabria, è morta in pochi drammatici secondi lungo la strada provinciale per Taurianova. Era in macchina con il marito, Antonio Napoli, anch'egli medico, uno psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Palmi, alla guida del veicolo mentre la moglie sedeva accanto a lui. La terribile vicenda, avvenuta sabato mattina 18 novembre, ha scosso l'intera provincia. La dottoressa è stata vittima di un agguato in stile mafioso, benché né lei né il marito siano legati ad ambienti criminali. La dinamica dell'aggressione suggerisce che chi ha compiuto l'atto conoscesse bene le abitudini della dottoressa. L'aggressore sapeva esattamente quando e dove la donna e suo marito sarebbero passati in macchina per tornare a casa. Il marito di Francesca Romeo spesso le faceva compagnia mentre finiva il turno di notte. Erano una coppia molto unita. La dottoressa Romeo era rispettata e conosciuta sia a Seminara, sua città di residenza, sia a Santa Cristina d'Aspromonte, dove lavorava da molti anni. Era una persona tranquilla e stimata, così come lo era suo marito. Tuttavia, uno dei due aveva dei nemici, probabilmente Francesca Romeo. È quasi certo che l'assalitore mirasse a lei, non ad Antonio Napoli. Chi ha sparato ha atteso che l'auto guidata dall'uomo rallentasse per fare una curva a gomito. In quel preciso istante, il killer, probabilmente armato di fucile e forse travestito da cacciatore, è sbucato dalla campagna e ha aperto il fuoco contro la donna, uccidendola all'istante. Il marito è rimasto ferito a un braccio e, portato in ospedale, è stato dimesso poche ore dopo. Francesca Romeo è stata colpita al volto e alla gola con due spari. Gli investigatori ritengono che il killer non abbia agito da solo, ma avesse un complice. L'aggressione è stata pianificata nei minimi dettagli, in un'area priva di telecamere di sicurezza, ad eccezione di quelle posizionate all'ingresso della Guardia Medica dove la dottoressa Romeo lavorava. Passando al possibile movente, la dinamica dell'aggressione segue lo stile tipico della mafia. L'omicidio è avvenuto in un'area ad alta densità criminale, tuttavia né la vittima né il marito sembrano avere collegamenti con tali ambienti, né altri familiari risultano coinvolti. La procura ha messo sotto stretta osservazione il lavoro della coppia. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le cartelle cliniche e le prescrizioni mediche. Non si esclude la possibilità che la dottoressa sia stata uccisa da un paziente a cui potrebbe aver negato un farmaco. I cellulari e i registri delle visite ambulatoriali sono stati sequestrati per ulteriori indagini. Esiste un'altra possibile ipotesi, sostenuta dalle voci sempre presenti nel paese. La coppia possedeva diverse proprietà di interesse per molte persone. Qualcuno avrebbe potuto desiderare quei terreni a tutti i costi? Tornando all'omicidio, Antonio Brancatisano, anche lui medico e collega della vittima da quasi 30 anni, è stato uno dei primi ad arrivare sul luogo dell'agguato. Era diretto a svolgere il turno di servizio che la collega stava per concludere, quindi percorreva la stessa strada in direzione opposta. Brancatisano ha rivelato che la Romeo sarebbe andata in pensione fra pochi mesi. Successivamente ha ripercorso quei terribili momenti. Quando ho visto l'ambulanza ferma, mi sono avvicinato per dare una mano. Ho visto la mia collega riversa sul sedile dell'auto, con il volto dilaniato. Un'immagine che non potrò mai dimenticare. È una cosa per cui non so darmi spiegazioni. Con Francesca ci conoscevamo dai tempi dell'università. Era una delle persone migliori che avessi mai incontrato, come il marito, sempre al suo fianco. Era lei l'anima dell'ambulatorio. Sul caso indagano i carabinieri di Taurianova.